perché fino ad oggi non abbiamo visto assolutamente nulla, nonostante un'interpellanza presentata in Consiglio regionale, una risoluzione presentata e una serie di incontri che ci sono stati. Oggi le Terme di Canamanico, che sono riaperte dal 15 luglio, lo sono soltanto per l'imprenditore privato che le porta avanti e per i 40 dipendenti che a tempo ridotto e con un contratto molto molto ridotto anche nel numero dei mesi rispetto agli anni precedenti, con passione e dedizione porta avanti tutto questo. Dovete sapere che ieri abbiamo avuto notizie che ci sono problemi anche per quanto riguarda il voltaggio della corrente, insomma ci sono dei debiti, hanno lavorato addirittura con un generatore e continueranno a farlo fino al 31 di luglio, io spero fino al termine della stagione, però oggi dalla regione non abbiamo visto battere nessun colpo della Verì, il tavolo del Mise è fermo all'incontro del 3 aprile e non è stato portato il documento delibato da noi, Presidente Vicario Lolli dell'Agenzia Sanitaria Regionale, non sono arrivati 900.000 euro. Che pur abbiamo fatto rimettere sulla legge regionale 15-2002, che è la legge sul termalismo e che da 11 anni non veniva rifinanziata, non ci sono le 600.000 euro per le prestazioni sanitarie e non è ancora arrivato il milione, cioè il secondo lotto che riguarda la piscina. Per quanto riguarda questo finanziamento di 900.000 euro sulla legge del termalismo, fra l'altro era 11 anni che non veniva finanziata questa legge, fondo disponibile fino nell'ultima legge di stabilità regionale, che è a beneficio del sistema, ovvero dei cittadini, degli utenti, non del privato, ma che comunque, unitamente alla possibilità, attraverso l'approvazione di un documento predisposto dall'Agenzia Sanitaria Regionale e fatto proprio dalla vecchia amministrazione regionale il 1° febbraio 2019, potrebbe consentire l'utilizzo anche a fini riabilitativi di una parte di budget, se vogliamo consistente, di 600.000 euro che non riesce a essere speso